La grande novità è che ambientalisti e sindacato, CGIL in particolare, stanno affrontando insieme i temi della transizione e si sono resi conto che la transizione e il lavoro possono e devono marciare insieme, perché senza la transizione c'è il crollo di interi settori. Naturalmente le istituzioni ancora faticano ad arrivare, spesso anche per le pressioni di chi vuole rallentare questo processo, ma si sa, ormai è chiarissimo, che più si resiste e più si rischia il grande tonfo. Per prepararci al settore automotive del futuro abbiamo bisogno di strategia, abbiamo bisogno di azione, abbiamo bisogno di accelerare. Questo io credo che sarà aiutato da questo incontro che c'è stato qui a Torino.